Ora Flamingo, ciao fericottili e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me in questa night routine e ho appena finito di studiare inglese, infatti tolgo qua il post-it dove ho scritto di ricordarmi di studiare inglese e ho intenzione di darvi qualche consiglio, qualche metodo di studio perché me lo chiedete spessissimo. Charlotte, come studi? Allora, io realizzo schemi al computer e poi li vado a mettere dentro questo quaderno ad anelli dove appunto ci scrivo tutto quanto. Qua invece su questo bullet journal, non so come lo chiamano, però io comunque lo chiamo diario studio, plan of the day, dove ci scrivo appunto tutte le cose che ho da fare. Faccio una tic perché dicono che facendo una tic ti stimoli a studiare ancora di più e come questa cosa funziona. Un'altra cosa utilissima è bere acqua, io ho questa borraccia motivazionale che mi motiva a studiare, e accendere una candela profumata che secondo me aiuta un sacco. Vi lascio qua tutte le cose che utilizzo. E ora che intanto stiamo aspettando un ospite che ho invitato a cena, ancora non vi dico chi è perché lascio un po' di suspense, anche se l'avete visto dalla miniatura, vi lascio comunque un po' di suspense. Appunto, prima di iniziarmi a preparare, voglio mostrarvi la mia zona trucco, che è appunto qua. Qua c'è il mio mondo. Qua abbiamo la zona rossetti e il mio lucidalabbra che mi chiedete spessissimo. Charlotte, quale usi? È questo qui di Charlotte Tilbury. Non è una pubblicità, però veramente mi ci trovo molto bene. Poi qua in questa zona abbiamo la zona make-up base, diciamo, dove c'è il fondotinta, blush, tutte le cose. E qui abbiamo un sacco di mascara e la mia palette preferita di James Charles, non so come si dica. E qui abbiamo la mia pochette dei pennelli occhi, super comoda per il viaggio. A proposito di viaggio, qui abbiamo questa valigetta dove appunto c'è tutte le cose, tutti gli ombretti, i rossetti. È super carina, guardate che cute, la devo ancora usare. Guardate, ora vi mostro la mia cabina armadio, venite con me. Qui abbiamo la mia fissazione, le scarpe e le borse. Qui c'è un pochino di borse che ho e qua c'è una new entry, guardate. Questa qua la utilizzo per la sera, per andare magari a cena fuori. È carinissima, piccolina e comoda. Qua invece c'è la zona vestiti e vi mostro una cosa super carina che secondo me è fantastica. Qua ci posso mettere tutti i pantaloni e qui invece abbiamo il cassetto dei gioielli. Li adoro, ce ne sono veramente di tutti i colori e io amo i colori, amo il fucsia, amo il rosa. Rosa nella mia vita, sì. Bene, vi voglio mostrare il vestito che indosserò per la cena di stasera, che farò comunque a casa mia, ma voglio vestirmi bene. E quindi andrò a mettere questo vestitino bianco. E questo vestito però è leggermente trasparente, quindi andrò a metterci una gonna bianca sopra. Sì, Charlotte che si arrangia, seguitemi per altri outfit convenienti. Devo prendere il vestito? Devo prendere il vestito per cambiarmi, ok? Scusa manichino, ti devo togliere questo vestito. Ragazzi, sì, mi sono cambiata, però c'è il... Devo mettere ancora la gonna, è un pochino trasparente. Ah, non guardate, allora devo scegliere le cose da mettere ai capelli e quindi venite qua con me, così. Puoi riprendere per favore gli orecchini, grazie. Allora, intendevo di mettere magari uno di questi colori. Quale ci sta meglio, bianco o rosa? Guardate, anche un orecchino rosa e bianco. Potrei mettere il bianco sul rosa e il rosa sul bianco. Ragazzi, sono un genio! No, sto scherzando. Sto letteralmente scherzando. Ok, ammettiamo queste cose sui capelli. E ta-da! Le mollette sono fatte. Scrivetemi giù nei commenti se vi piace questa soluzione. A me un sacco. Dovrei fare una rubrica alle soluzioni di Charlotte. Lo farò presto. Allora, mettiamo la gonna, è arrivato il momento. Lo farò insieme a voi, quindi mi raccomando, cameraman, riprendi qua. Io metto la gonna. Rimani su questa posizione. Confido in te. Ti ho detto di rimanere su. Su. Cameraman, su! Ok,
basta. Questo qui è il mio outfit al completo e direi che con questi calzettoni rosa siamo al top. Perfetto, direi di andare a preparare qualche cocktail giù perché sta per arrivare l'ospite tanto atteso per la cena. Oh, posso svelarlo? Gaia! O Ashley, come si vuol far chiamare? Ashley. Ashley! Ok, andiamo giù. Ah, ciao Gaia! Ciao, come stai? Sei già arrivata? Sì, sì. Allora, vieni pure, accomodati qua. Abbiamo la zona cocktail perché ho intenzione di preparare una bevanda pre-cena. Con magari della frutta, ti piace la frutta? No. Vabbè, tu la assaggi. Va bene. Io direi di fare un pochino a caso e poi vediamo cosa esce fuori. Iniziamo da metterci un po' di ananas. Giusto poco, ok. Basta. Poi un pochino di fragole. Qual è il tuo frutto preferito? C'è un frutto che almeno ti piace? Solo uno, il cocomero. Il cocomero? Sì. Buono il cocomero. Mi piace. Dopo le fragole si mette un pochino di mango, basta. Frulliamo. Come? Fa schifo. Ma no, fa schifo, non mi offendere così, la frutta è buona. Succo di arancia, mettiamo così, perfetto. Chiudiamo, secondo me adesso viene buono, sai? A me non piacerà. A me piacerà invece, i fanatici, vero? Secondo me il mio cocktail è pronto. E ragazzi, la frutta fa bene, quindi mangiatela. E dopo questo cocktail, secondo me Gaia lo mangerà anche lei, la frutta. Gli piacerà talmente tanto, non lo so. Però comunque spero sia venuto buono. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bicchierino qua e bicchierino qua. Guardiamo ragazzi, c'è un odorino buonissimo, vero Gaia? Sicuro. Sì sì, è buonissimo. Ma come fa a non piacerti la frutta? Cioè è talmente buona, cioè io non ce la farei a vivere senza. Non lo so, però non sta bene così. Genetica, non si sa. Va bene così. Sta bene così. Allora Gaia, mi aiuti a mettere questo? Ok. Siccome io farei dei danni, tu li faresti sicuramente. Non è vero. Comunque so. Proviamo. Sì. Solo una volta devi cliccare. L'hai centrato. Va bene, ok. Gaia, è buonissimo. Ragazzi, è il primo cocktail che ho fatto, ma è buonissimo. Io non me lo sarei mai aspettato. Vi lascio qua gli ingredienti. Cioè, provate per credere. È fantastico. Buonissimo. Non sai cosa ti perdi, io non mi bevo. Ok. A te piace la Monster? Perfetto, okay. Te la vado a prendere. Va bene. Oggi per cena abbiamo deciso con Gaia di mangiare la pasta al pesto e la carne che sta cuocendo. Aiuto, non è che esplode. No, non lo so. E gli ho portato anche la Monster che tanto ama. E sì. Direi di iniziare a mangiare. Buon appetito a tutti quanti. Anche a voi, se dovete mangiarla. No. Allora, io direi di aprire il mio ultimo video e di rispondere a qualche commento. Cioè, più che altro volevo salutare qualche persona che mi capita. Ok, adesso fermo, pa. Super Mario e 86. Ok, quindi, non vi arrabbiate ragazzi, ma faccio a caso il nome che mi capita. Lo saluto, quindi ciao Super Mario e 86. Ciao. Ciao, ti mandiamo un grossissimo abbraccio. Ah no, bussata alla porta, un secondo. Ok. Aspetta. Che c'è? Un pacco. Ho aperto e c'era un pacco. Ok. Dai, vieni da sulla sua. Sì. Ok. Che cos'è? Ma chi te l'ha mandato? Una passeggiata al mare ti va? Ti posso prendere alle 14. Leonardo, quello moro. Ma in che senso? Oddio! No! Ma vieni a chiedere al pendolo qua se ci vado oppure no. Ok. Aspetta, che cosa c'è qua? Guardiamo. Cioccolatini, vuoi solo latte? Ok, ma ora come fai? Cioè? Come fai con Leonardo Moro e... l'altro Leonardo? Oddio, sì. Non lo so, chiediamo al pendolo. Devo andare!
al mare con Leonardo. Ragazzi, scrivetemelo anche giù nei commenti se ci devo andare oppure no, secondo voi. Sì o no? Ho detto sì! Ci devo andare, però Leonardo Biondo scoppierebbe. Però io in teoria non sto insieme a Leonardo Biondo. Quindi giusto. Potrei andare da Leonardo, ma... giusto. Però si ingenerirebbe troppo. Sì. Quindi lui ha detto come sì. Come fai? Però. Tu che dici? Oh. Top! Perfetto, quindi... Vabbè, vi sa che tu sì, baci. Ok, allora devo preparare subito i vestiti. Devo prendere il costume, il costume. Cioè, non fare costume inverno. No, è... Ma che hai? Cioè, sei contenta, ma così tanto... Gaia, guarda lì. Carlo, è uno scherzo, stai tranquillo. L'ho portata io. Io ti uccido! Gaia! Va bene, allora cambiamoci. Mi hai fatto prendere un infarto. Ma non ho pigiama io, quindi... Ti prendo qualcosa. Va bene. Ragazzi, io sono pronta. Questo qui è il mio outfit per il momento del TikTok. Tu ci sei? Sì. Perfetto, quindi è arrivato il momento della serata dove facciamo best friend. Ok. Basta, me ne vado. Però lei in realtà mi vuole bene, vero? Sì. Vattene. No, ti voglio bene. Vabbè, però mi abbraccio. Mi presti il tuo vestito? Tu sei la mia best friend. Siamo in tendenza come un tempo. TikTok finito, quindi ora è arrivato il momento di fare la skincare. Che sogno. Ok, allora facciamo la skincare e poi andiamo a dormire, va bene? Ok, va bene. Ok, allora tu vai di qua a struccarti. Okay. Le salviette struccanti sono lì. Perfetto. E io vado intanto a far vedere com'è la mia skincare. Va bene. Venite con me, ragazzi. E adesso entra in gioco la Charlotte M, esperta in skincare. Ragazzi, correggetemi se sbaglio qualcosa, non sono una professionista. Allora, io la prima cosa che faccio è struccarmi, quindi tolgo tutto il trucco, poi passo al detergente, importantissimo per la detersione, e poi utilizzo un tonico, ragazzi, questo tonico qua, che serve appunto per alleviare i pori, tipo qualcosa del genere. Poi io passo a mettere questo siero, che va messo prima della crema idratante. Utilizzo questa crema idratante qui e dopodiché passo al trattamento per i brufoletti, quindi magari vado a mettere prodotti come questo con un cotofioc o magari faccio altre cose, dipende da come sono i brufoletti. Quindi vi lascio qua tutte le cose e tutti i passaggi per la skincare. Vabbè ragazzi, noi adesso vi salutiamo e vi mandiamo un grossissimo bacio. Un bacione enorme. Buah. Ciao. Perché ho sentito la mano a battaglia. Ciao.